Benissimo, raga, sono qua con Boomer, no, scusatemi, con Xetro. Bella raga. E oggi vogliamo parlarvi un po' delle vendite di Beats. In realtà non solo di Beats, perché alla fine non è che vendi solo Beats, vendi anche drum kits, vari servizi tipo collaborazioni. Esatto, servizi, collaborazioni, consultazioni, insomma, kit vari, da drum kit Esatto. ai MIDI kit, così, un po' di tutto, insomma. Un po' di tutto, esatto, e comunque lo fai da un po' di tempo e sappiamo noi almeno della Hypen che hai parecchio successo, cioè che ti sta comunque portando un bel po' di reddito e ti permette anche di crescere, no, come musicista perché poi reinvesti quei soldi, eccetera, eccetera. E quindi vogliamo Esattamente. parlare un po' di questo e beh, per parlarne abbiamo giustamente l'opportunità di avere qua Xetro e quindi ti farò un po' di domande se ti va bene. Certamente, sono pronto a rispondere. Perfetto, perfetto. Allora la prima domanda, bro, è innanzitutto un po' di contesto, tipo da quanto tempo vendi beat? Se hai cominciato magari solo con i beat, poi ti sei messo a vendere anche drum kit, eccetera, giusto un po' di contesto. Beh, io ho iniziato a produrre 2 anni fa, praticamente, in quarantena. E subito, fin dall'inizio alla fine, cioè, ho scoperto quasi subito questo mondo della vendita dei beat. E quindi, fin da subito, appena iniziato a produrre, avevo già l'idea in testa insomma, di vendere i beat e cercare di crearmi una rendita da questo per, appunto, farne un lavoro, farne un mestiere. Quindi tu cioè in pratica non hai aspettato di arrivare ad un certo livello prima di cominciare a vendere i No, tuoi beat? facevo, cioè i miei beat all'inizio che facevano schifo li pubblicavo comunque su Beatstar. Quindi proprio Comunque, dall'inizio? Beh, ci sta, proprio cioè, provi. dall'inizio. Dopo ovviamente col tempo la qualità è migliorata, eccetera, eccetera, perché alla fine, diciamo che non aveva neanche tanto senso alla fine iniziare subito così, però cioè, l'importante è cominciare. C'è gente che magari non comincia, non si sente mai pronta. E va a finire che fa un sacco di beat che magari sono anche validi solo perché magari si autocriticano troppo. In realtà hanno dei buoni prodotti, però cioè, quindi nemmeno star lì a soffermarsi troppo, essere troppo perfezionisti, secondo me non conta nulla. Si va a sprecare magari troppo tempo, che alla fine certi particolari, magari un altro ascoltatore non sta nemmeno lì a notarli. Insomma, l'importante è che il beat suoni bene, ovvio. Che alla fine la prima regola per vendere i beat è che le strumentali siano di qualità, ovviamente. Bisogna partire da lì. Anche perché è comunque un mercato, non ti dico oversaturato, però comunque c'è un bel po' di competizione, quindi se non hai un prodotto che esca un po' dal resto è difficile vendere, no? Devi comunque avere un prodotto valido di qualità, ma poi anche un po' originale, o come la vedi qua? Sì, beh, diciamo che per esempio reputo il mio stile, uno stile, cioè lo stile che sto facendo i beat ora è uno stile abbastanza comune, cioè ci sono sicuramente altri producer che fanno beat come i miei, alla fine una volta che si impara la tecnica si riesce a farli. Appunto la differenza sta, diciamo, nella creazione del brand che fai attorno appunto a te stesso come producer, come beatmaker. E alla quantità di marketing che dopo vai a fare per appunto vendere i beat, perché potresti avere un buonissimo prodotto, però magari non riesci a venderlo, magari c'è qualcuno che fa dei beat che sono peggio dei tuoi, ma li vende lo stesso perché sa venderli. Perché alla fine, ok, i tuoi beat sono, cioè diciamo che è uno stile abbastanza, Sì, ci sono tantissime persone cioè che fanno i esatto, beat. altri produttori hanno questo stile qua, però direi comunque che hai un po' quello che chiamiamo il Xetro Touch, no? Che un tuo beat si riconosce anche per il clipping e per i suoni Sì, usati, ovvio, però dopo vai comunque a. a parte questo tu dici che la parte più fondamentale delle tue vendite è di creare proprio un brand, infatti si vede sul tuo Instagram se non lo seguite. Xetro Beats con la Z, cioè si vede che posti non so da quanto tempo questi video in cui fai un po' di showcase dei tuoi beat, no? Che poi alla fine è il tuo mezzo per comunicare con la gente che poi va a cliccare sul tuo link e va a comprare. Ok, e Instagram è la quindi mia risorsa principale, diciamo. e tipo questi video che fai che sono comunque, cioè che secondo me sono la chiave nella vendita dei tuoi beat, senza conoscere il tuo business model o quello che è. Ma questi video li fai dall'inizio o hai cominciato a farli magari più tardi? No, ho iniziato dopo, cioè, mi è servito del tempo
per riuscire a capire quale fosse il contenuto che funzionasse di più su Instagram. Appunto, una cosa fondamentale è riuscire a trovare quel contenuto che funziona meglio per il tuo profilo, capito? Perché magari questo contenuto che pubblico io può funzionare per me, ma magari può non funzionare per qualcun altro. Quindi il segreto è appunto sperimentare finché si trova un contenuto che si vede che funziona bene, che fa molte interazioni rispetto magari ad altri, e spingere con quello lì, pubblicare sempre quello lì, perché appunto funziona, crea un gran numero di interazioni alle persone che seguono il profilo, piace con questo contenuto, quindi bisogna continuare sempre con quello stile. Ci sta, infatti volevo chiederti, cioè, per te, sente, dato che stiamo dicendo che il fatto di fare un po' di showcase dei beat su piattaforme come Instagram, TikTok, eccetera, tu pensi che farti vedere, cioè che mostrarti come persona, cioè fisicamente nei video, sia una parte essenziale? Estremamente importante, perché bisogna farsi vedere come, cioè, per creare quella credibilità, quella affidabilità. O comunque anche per generare più rapporto, diciamo, tra i followers o comunque altri producer o artisti in generale. C'è bisogno di mostrarsi, bisogna metterci la faccia su quello che si fa, non solamente magari pubblicare il beat con un'immagine e dopo alla fine si ottiene un profilo che ha solamente immagini statiche, magari con i beat sotto. Questo non aiuta a creare una buona fanbase o comunque un buon following. E tornando un attimo indietro, cioè perché siamo già partiti nei tips e robe varie, parlaci un attimo di... Cioè tu dici che hai cominciato 2 anni fa, parlaci un po' della crescita a livello di reddito che sei riuscito a crearti su questi 2 anni. Tipo, per quanti mesi non hai fatto 1 euro? Poi a che punto hai visto il primo euro entrare e come? Quali azioni hai preso per fare in modo che entrasse questo primo euro? Cioè, spiegaci un po' il tuo percorso. Ovviamente senza flexare. Vabbè. Cioè, bisogna restare più umili possibile. Cioè, a me non piace flexare. Io di persona sono uno che preferisco rimanere umile, ecco. Comunque, aspetta, che cazzo è che mi hai chiesto? Allora, praticamente, sì, diciamo che ho cominciato, appunto, come ho detto prima, con l'idea di vendere i beat, però diciamo che non mi sono focalizzato subito al 100% su quello, perché diciamo che il primo anno è stato più sulla crescita a livello, appunto, musicale, cioè, appunto, imparare a fare i beat. Quando guardavo i video dell'Hypen Records per imparare a fare i beat. Let's go, baby! Quindi diciamo che sì, mi sono... cercavo sempre di far crescere il mio profilo Instagram, perché appunto è stata la mia strategia fin dall'inizio, cercare di costruire un buon profilo Instagram. Quindi facevo i beat, li pubblicavo su Instagram e sono andato avanti così per un po', comunque sempre cercando di magari scrivere a qualche artista così, però come sapete all'inizio è abbastanza difficile. Credo di aver venduto il mio primo beat tipo 6 mesi dopo aver cominciato, ma è stata fortuna, cioè ho venduto un beat per tipo $20 così, cioè... E come è arrivata questa vendita? Cioè, hai fatto tu qualcosa? Sì, mi ricordo, qualcuno, mi pare che questo ragazzo mi avesse scritto lui e niente, è stata così, insomma, mi ha scritto e gli ho venduto un beat così, ma... Cioè, dopo... E quel feeling, cioè quel sentimento è pazzesco, no? Cioè, di pensare che tramite la tua musica riesci anche a mettere un po' di soldi da parte. Sì, infatti la prima volta che ho visto la notifica di Beastar è stato pazzesco, pur essendo $20, cioè nulla. No, vabbè, praticamente. Anche se fossero 5, cioè proprio il però, concetto. Però, esatto, il concetto che tu hai fatto una cosa, hai creato una cosa che è tua, l'hai venduta e ci hai preso qualcosa, hai guadagnato dei soldi su una tua creazione, appunto. È un bellissimo feeling. E da quel momento, cioè da questa prima vendita al punto in cui sei arrivato adesso, perché comunque mi pare che vendi
beat per centinaia, cioè ovviamente non andiamo a dire la cifra esatta, però cioè generi più di centinaia, cioè varie centinaia di euro al mese. Come sei, cioè quali azioni concretamente hai preso per passare da questa unica vendita, questa prima vendita, alle vendite regolari che ti fai ogni mese? Diciamo che mi attacco a quello che stavo dicendo prima. Dopo questa vendita qui non ho più venduto nulla, credo, per altri 6-7 mesi. Quindi però comunque non hai mollato, mollato il cazzo. Sì, perché la mia idea era quella di creare un profilo Instagram che funzionasse e utilizzare quello, perché comunque ti serve un mezzo. Cioè, con cos'è che vendo i beat? Inizi a chiederti, ma com'è che faccio a venderli? Cioè, com'è che faccio? Ti poni la domanda, cioè, in che modo io posso vendere i miei beat? E quindi mi sono buttato su Instagram e ho buttato tutte le energie lì cercando di usare Instagram appunto come strumento di vendita per convogliare le persone sul mio sito e vendere appunto. Quindi in tutto in questo tempo che è passato ho fatto crescere sempre di più il mio profilo Instagram, ho continuato a fare marketing, che comunque dopo ne parliamo anche di quello. E di conseguenza è stato tutto, cioè, diciamo, una reazione a catena. Diciamo, nel frattempo i miei beat sono migliorati di qualità, appunto ho raggiunto, grazie al profilo Instagram che saliva, raggiungevo più persone, e quindi è stato tutto così, diciamo. No, ma è chiarissimo, ci sta. E quindi c'è il concetto finale su quello che stai dicendo è proprio, cioè in inglese si dice putting yourself out there, farti vedere in pratica sui social. E perché alla fine, cioè, quello che vogliamo dire è che se la gente non ascolta i vostri beat non potrà mai acquistarli, perché non prende coscienza che esistete. Cioè, è terribile da dire, ma è la verità, è che se l'artista non sa che tu esisti non ti comprerà mai un beat. Quindi più ti fai vedere, ovviamente sempre con qualità, cioè non per farti vedere unicamente, più aumentano le vendite. E quindi anche, in teoria, anche per questo, cioè tipo adesso che sei nella hype e che riesci a fare video, cioè diciamo che è un modo in più per creare un altro tipo di fanbase, ma comunque sempre più exposure. Quindi stai prendendo un sacco di azioni per metterti nel radar di questi artisti e che alla fine porterai sul tuo sito. Quindi mi sembra una cosa molto logica e strategica. Esattamente, è proprio così, insomma. Quindi l'importante è appunto utilizzare questi social. Se sei un producer nel 2022 devi sfruttare i social e buttarti lì. Creare contenuto in questi anni è una cosa fondamentale, secondo me. E ok, quindi adesso abbiamo capito un po' la tua crescita sui social e l'importanza per arrivare ai tuoi livelli di vendite mensili. A livello di marketing, prima di parlare di varie strategie, hai mai speso soldi che hai guadagnato con la vendita dei tuoi beats o di kit, eccetera, per diciamo far crescere il tuo sito, cioè per vendere di più? Hai speso soldi? Ovvio. Bisogna reinvestire quello che si guadagna in promozioni, cioè ci sta a farlo, nel senso io ogni tanto su Instagram un post lo promuovo, e pure su Beastar adesso ho iniziato ad avere uno o due beat in promozione tipo tutti i giorni, magari tipo $5 al giorno, lo tengo lì una settimana e se non mi dà i risultati che volevo lo tolgo e cambio il beat. Adesso, continuando un po' sul marketing, parlami un attimo del famosissimo DM marketing e come lo usi te e che impatto pensi che abbia sul tuo business. Allora, se si utilizza questa strategia, diciamo che l'importante è essere, appunto, l'importante è contattare più persone possibili, cercare di scrivere a più persone al giorno, diciamo. E a più persone si scrive e più hai la possibilità che queste persone ti rispondano e appunto riuscire a creare una relazione con l'artista in modo tale da
portarlo poi all'acquisto del beat. Innanzitutto, cosa scrivi a questa gente? E seconda domanda, come trovi questa gente? Cercare hashtag tipo unsigned rapper o rappers of Instagram, upcoming rapper, che alla fine sono tutti gli hashtag che utilizza un rapper in generale. Ho notato questa cosa guardando i profili. Niente, andare su uno di questi hashtag, iniziare a scrollare i post che hanno quest'hashtag, cercare un artista che canti su un beat simile al genere che si fa, e semplicemente essere il più genuino possibile, cioè nel senso andare sul suo profilo, comunque interagire con lui, fargli un po' di like, comunque commentare i post, comunque dimostrare interesse, che comunque, a parte che io scrivo, se io scrivo a un artista mi piace anche quello che fa, ovviamente, perché non è che scrivo proprio così a caso, ecco. Ok, però non è che tipo hai un approccio tipo ciao bro, comprami un beat su Beatsers, no, provi a creare prima una mini relazione con questa persona. Esatto, perché incominciare così come hai detto tu è sbagliatissimo, cioè proprio come non vendere. Sì, poi anche qua, cioè, stai giocando un po' con i numeri, perché ovviamente non è che contatti una persona, quella persona magari non ti compra un beat, però se contatti 1000 persone, magari un paio di vendite le fai, quindi cioè, è proprio una crescita continua, ma da tutti i punti di vista, cioè dal DM marketing all'email marketing, anche ai prodotti, ai beat che carichi sul sito, no? Cioè, se tu metti 2 beat, bro, quei 2 beat saranno difficili da vendere. Se ne metti 300, ovviamente, che ti piacciono, sarà molto più facile perché c'è più scelta. Esatto. Ho l'impressione che questo business è molto sforzo, perché ci sono 1000 cose da fare e richiede molta frequenza, cioè tanti beat, tanta comunicazione, tanti DM, tutte queste cose qua. Costanza è proprio una parola chiave in questo business. Immaginati che sono un producer che ha cominciato a fare beat 6 mesi fa. Ho un livello decente, non ho il mio proprio stile, non è che ho una qualità altissima, però comunque ho la voglia, ho la cattiveria, ho la costanza. Come dovrei procedere? Cosa, no, non ho ancora aperto un Beatstars, cosa devo fare? Apri Beatstars, prima cosa. Creati un profilo Instagram o comunque TikTok e concentrati su una di quelle due lì. Dopo c'è anche YouTube alla fine, YouTube magari è un po' più complicato. Io per esempio non lo uso, pubblico proprio di raro su YouTube, però anche lì richiede molta costanza. E niente, fare beat, creare contenuto e pubblicarlo costantemente. Cioè, questo è proprio il tip fondamentale. Quando si è arrivati ad avere magari una 50ina di beat su Beatstar, iniziare appunto a far marketing e cercare di venderli. Perché come dicevamo prima, bisogna dar scelta. Se hai 2 beat, fatica che li vendi. Hai meno probabilità, ecco. Quindi bisogna dare scelta ai rapper di scegliere un beat, insomma. Chiarissimo. E poi una volta che riesci giustamente a creare un po' di pubblico sui tuoi social, di cominciare a vendere anche altra roba che beat, no? Quello che stavamo dicendo prima, che alla fine se riesci a diversificare anche i prodotti che vendi, poi sicuramente esatto. Riesci a creare un'altra entrata e quindi guadagni di più, ovviamente, anche lì. Perfetto, brother, penso che per questa prima sessione abbiamo coperto un po', abbiamo fatto un po' il giro, no? E niente, quindi sta a voi adesso, raga, cioè dirci in pratica cosa ne pensate, soprattutto se avete domande. Abbiamo comunque qua una persona che vende parecchio su questa piattaforma, vende nettamente più degli altri nella Hype & Records, e quindi è anche una persona disposta a darvi i suoi consigli, quindi se avete domande precise potremmo fare un secondo video e darvi più insight su questo mondo qua. Ma che cazzo facevi a Amsterdam? Bro, ho vissuto un anno e mezzo là per lavoro. Vabbè, bro, comunque stiamo andando completamente off topic. Sì, esatto. Ciao. Ricordatevi di seguirci su Instagram e quindi su Beatstars. Guardate un po' i nostri Beatstars, così vedete come creiamo un po' le nostre offerte. Avendo detto questo, niente, bro, ci sentiamo alla prossima. Bella raga. Bella raga.